Lo riblocchiamo. Perfetto, lo riblocchiamo. Perfetto, lo riblocchiamo. E quindi andiamo con la blue card. Il crit, il crit, il crit. Il crit, signori. Il nostro Goku Black sta facendo full team da solo. Da solo, signori. Buongiorno a tutti, ragazzi. Qui Enfire dalla vostra Enfire Family. Vi do il benvenuto in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Siamo tornati carichi con la nostra energia, che è praticamente illimitata in questo momento, per portare uno showcase che sia degno del nostro ritorno. E sì, perché oggi, dopo aver riscoperto il nostro Majin Vegeta, portiamo su questo canale la seconda leggenda della Enfire Family, ovvero il nostro caro Lo Riblocchiamo. Da quanto tempo che tu, caro Goku Black, non mi hai fatto ribloccare il tempo? Da quanti mesi non ti riporto come protagonista su questo canale? Bene, in questo periodo un pochettino di magra, dove non c'è molta roba da fare su Legends effettivamente, nell'attesa, perché oggi è stato annunciato un nuovo video in staff che ovviamente avremo l'onore di vedere tutti quanti insieme in diretta, andiamo a fare qualche partitina proprio con questo Goku Black. Abbiamo un'aggiunta al team Lo Riblocchiamo, che era rimasto alla versione, cos'è, 2 o 3.0 l'ultima volta. Scrivetemelo qui sotto nei commenti se vi ricordate qual era l'ultima versione del Lo Riblocchiamo. Il team è rimasto fondamentalmente lo stesso, ragazzi, solo che abbiamo Jirobei nel leader slot, e quindi questo vuol dire HP un pochino per tutti. E la cosa mi fa abbastanza incuriosire, perché Goku Black assolutamente già prima era molto forte. Adesso che abbiamo il leader buff, secondo me otterrà veramente degli ottimi, ottimi bonus agli HP in più. Anche gli equipaggiamenti, ragazzi, sono fatti apposta per caricare di più gli HP Goku Black. Infatti vedete che nello slot centrale abbiamo questo equipaggiamento di Vegeta, che è perfetto perché ci caricherà gli HP, aumenta l'Health Restoration 10%, quindi le nostre verdi, oltre a renderci potentissimi, ci caricheranno anche gli HP. Detto questo, ci portiamo subito in PvP. Fortunatamente mi sono tenuto molto basso per quanto riguarda la stagione, perché non potevo rankare, la mia condizione di salute non mi consentiva di rankare, e quindi è un momento perfetto per capire se in top 20.000, quindi siamo agli inizi della classifica, cioè non siamo neanche inizio stagione, siamo all'inizio di Dragon Ball Legends del PvP, c'è gente che tryharda. Spero che in top 20.000 non ci siano dei tryharder. O se ci sono dei tryharder, insomma, Goku Black è pronto per loro. È la prima volta che mi capita di giocare in top così alta in questo momento della stagione, però tranquilli, faremo la nostra tranquillissima top 3000, la faremo in live, ci recupereremo tutto quanto, abbiamo un sacco di tempo tra Battle Hour e eventi, quindi tranquilli, raggiungeremo anche una bella posizione elevata nei prossimi giorni. Detto questo, andiamo in PvP, vediamo un pochino come si comporta, lo riblocchiamo, e 3, 2, 1, let's go! Ok, match numero 1. È già un team abbastanza tosto da gestire, lo riblocchiamo, ma lui non teme nulla. Whis, facci vedere il bastone della preveggenza. Che bello, si incontrano, ragazzi, queste leggende del PvP che giocano ancora Vegito Blu. Ma che figata. Ma che quando è che date uno Zenkai a Vegito, uno spacimento di platino? Non lo so, fammi qualcosa a Vegito, poverino, non lo usa più nessuno, devo andare in top 20.000 per vederlo. Ok, allora, vediamo un attimo come... Tanto Goku Black devi pescare delle carte verdi, cioè, non so se hai capito. Lei pescava, però non sulla fine della combo, mannaggia te. Abbiamo comunque Jirobei, Vanish Infinito. Purtroppo qui dobbiamo subito dozzare. Ed eccolo, fantastico. Il nostro Vanish è già carico. Mannaggia il... Niente. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Intanto la nostra mano si sta riempiendo di energia verde. Diventiamo dei Namecciani con Goku Black, ragazzi. Questa è facilmente evitabile, perfetto. Siete pronti? Direi che ci è mancato un pochino a tutti. Lo riblocchiamo. E si vola. Arriva l'altro, lo riblocchiamo. Lui però non è in grado di ribloccarlo, solo noi riusciamo a farlo. Andiamo così e via con la strike. Vedo che il nostro Goku Black ha perso parecchio per quanto riguarda il danno strike. Si vede qui il meta per quanto riguarda Z-Ability e altro si è evoluto un po' in maniera acerba per lui. Ma tranquilli, quando sotto controllo. È tutto sotto controllo. Bene, bene, bene. Parte la combo nemica, noi siamo ancora full vita praticamente. Non può fare nulla il nostro avversario contro il nostro potere. E anche se ci togliesse 3, 4, 5, 6.000 HP,
facciamo 600.000 HP. Il nostro Goku Black è pronto a riparare. Porca vacca, la cattiveria. Va bene, caro, va bene. È il primo match, con calma. So che la vittoria è importante, però con calma. Bene, ci piace questo dodge. Abbiamo pochi HP, ma tranquilli. Arriva il nostro Whis a salvarci con le sue abilità da angelo. Lo riblocchiamo. Sì, vai, vai, tirami la main. Grandissimo Vegito. Ha saltato. Ah, gliel'ho sentito. L'ho sentito. Purtroppo non ho abbastanza ki. Fortunatamente il nostro angelo ha un buon ki recovery. Perfetto, rallentiamo un pochino. Lo riblocchiamo. Perfetto, lo riblocchiamo. Perfetto, lo riblocchiamo. E quindi andiamo con la blue card. Andiamo, questo ragazzi farà un male allucinante. Stiamo shottando Vincito. Date uno Zenkai, un equacetto di platino a questo personaggio. Non si può fare nulla contro Goku Black, ragazzi. Questa combo è inarrestabile. Cosa vogliono fare i Blue Boys? Sono i Blue Boys. Questo gioco è i Blue Boys. Cos'è questo danno, Vegeta? Cosa stai facendo? Ma questi sono dei danni? Dai. Dai, no, questa forse non la reggiamo. No, non la reggiamo questa. Ho paura della blue card. Ho paura della blue card. Io non tirerò il Rising Grass. Assolutamente no. Non mi serve. Perché dovrei tirare l'RR con questa leggenda? Allora, perfetto. Siamo un pochino, come dire, colpiti le guance. Perfetto. Lo riblocchiamo. Abbiamo ancora la main ability. Ma tranquilli proprio, ragazzi. Main hub. Siamo full vita, ragazzi. Siamo tornati full vita. L'avversario viene sorpreso dalla nostra mega combo. Non capisce cosa sta succedendo. No, non lo capisce, ve lo assicuro. Non sta capendo nulla. Noi lo riblocchiamo di nuovo. Il primo match meraviglioso, ragazzi. Qui subito vanish, perfetto. E grazie al nostro danno bonus, i Blue Boys ricevono danno su colore di svantaggio dopo le nostre 17 carte verdi. Lo riblocchiamo, perché la combo non è finita qui. E adesso, teoricamente, se entra il Zero Buy, grazie alla nostra combo finale... Ah, mannaggia, non sono stato in grado di tirarla abbastanza in fretta. Subisco un po' ancora gli acciacchi del virus, però siamo carichi, ragazzi, tranquilli. Va bene. Qui veniamo rushati secondo RR dell'avversario. E io cerco di fare il signore gentiluomo che non tirasso e tu primo di match. Vabbè. Oh, si vede che lo riblocchiamo e poi potente per te. Ok, bene bene. Questo è un altro KO da parte dell'avversario, che è il primo. Un altro, non ce ne sono altri. Bene, Goku Black fa piazza pulita. Noi lo riblocchiamo. Dammi un'altra verde, caro. Niente verde. Perfetto. Questi li sentiamo, Questi sono comunque Blue Boys e li sentiamo. Siamo ancora in una botte di ferro, signori. Tranquilli, tranquilli. È tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Mi ha rotto la carta sbagliata, però. Mannaggia lui. Allora, vediamo. Zero Buy, tocca a te. Questo è quello che volevo fare prima, ma che non sono riuscito a fare. Questo critta e fa tanto male. Signori, il KO del match numero 1! Il nostro Zero Buy si è guadagnato la vittoria. Ma che felicità! Andiamo al prossimo match. Facciamone almeno 3 e poi parliamo un po' di lo riblocchiamo. Bene, signori, match numero 2. Continuiamo con un Team Android. Let's go! E mentre il match numero 2 parte, ci tengo a ricordarvi, ragazzi, che il 22 martedì di settimana prossima ci seguiremo in diretta tutti insieme il nuovo video in staff che è stato annunciato questa mattina. Non vedo l'ora di seguirvelo. Ah no, non riesco a parlare. Mi causa delle disfunzioni questo virus. Non vedo l'ora di seguirlo in diretta con voi. Ce lo guarderemo insieme per la prima volta dopo un po' di tempo. Finalmente riesco ad esserci. E per l'orario e per le ulteriori informazioni, come sempre, controllate i post in community. Ma non siamo qui per parlare di questo, signori. Siamo qui per giocare, lo riblocchiamo. Dopo diverse gaffe e parole mangiate dalla nostra condizione fisica, che è sicuramente migliore di quella di qualche giorno fa, ragazzi. Questa spadata non mi è piaciuta molto, il giro balto. Devi fare molto di meglio, Team Android con... Uno Zenkai 7, quindi non c'è da scherzare, ragazzi, Non c'è per niente da scherzare. Perfetto. Ok. Ci trasformiamo subito. Ok. Adesso abbiamo la blu pronta, ragazzi.
pronti a colpire nel punto giusto. Questa purtroppo non possiamo doggiarla, mannaggia la nostra Blurikey di andare addosso all'avversario. Perfetto. Ok, ci veniamo mangiati. Però è una buona cosa questa, ragazzi, perché vi faccio vedere perché. Adesso io tiro le blast, questo mi tira un'altra verde, mangiami ancora. Spero che ti piacciono le carte verdi, perché Goku Black in questo momento credo che si faccia di insalata. Non le blocchiamo. Non ho sentito perché stavo parlando. Ha saltato? No, non ha saltato. Però l'RR secondo me è perfetto adesso. Vediamo. Entra 17. Eh sì, e questo è un buon RR, ragazzi. Volevo evitare di lanciarlo su Cell. Volevo un KO, insomma. Perché il nostro Goku Black qui fa un po' di fatica a carburare con i personaggi di questo PvP. Effettivamente ha bisogno di un po' di mani. Se avessi avuto la possibilità di votarlo come prossimo inserita, l'avrei fatto istantaneamente. Però ovviamente devono inserirci loro i personaggi, manco me li danno per scegliere a me. Manna, io avrei voluto per lui, ovviamente. O per Martin Vegeta. Prossimo Zenkai, ragazzi, secondo voi Legends Limited, chi ha più possibilità di uscire come Zenkai? Io devo ammettere che Majin Vegeta non è troppo lontano dallo Zenkai. Forse prima Vegeta del God Ki, perché ovviamente comunque Majin Vegeta effettivamente con le Zenkai Bench è ancora un po' utilizzabile. Invece leggermente, non è scarsissimo. Invece Vegeta God Ki verde è un po' così dimenticabile, per essere dolci. Lo sentiamo e quindi lo riblocchiamo. E adesso abbiamo l'altra forma di Cell, quella perfetta finale totale. Andiamo con questa. Lo riblocchiamo. Me ne serve un'altra. Niente, meno ability. Ragazzi, siamo talmente tanto buffati che se parte una carta il nostro Cell finisce su Saturno. No, chiaro. No. E infatti sta finendo su Saturno. Perfetto, andiamo così. Ragazzi, il danno di colore di vantaggio su Zenkai 7. Il danno di colore di vantaggio su Zenkai 7, ragazzi. Buono. Lo riblocchiamo. Perfetto, guardate qua. Perfetto. Proprio quelle che ci servono per far entrare Giro Bai e Zap. Provare a tagliare un pochino i capelli di questa 21 che mi sembrano leggermente grossi. Mi aspettavo un po' di più, caro. Mi aspettavo un po' di più, però nessun problema. Devo ammettere che ti ho chiesto tanto, un Zenkai 7, insomma. Va bene, questo non è un problema. Perfetto, il nostro bastone di Whis è pronto per colpire. Ender Cell. Perfetto. Qui purtroppo siamo un po' in ritardo, non dobbiamo fare nulla. Già che KO su Whis può arrivare. No, non è arrivato, invece sì, è arrivato, mi sono un po' addormentato. Ok, lo riblocchiamo. Perfetto. Lo riblocchiamo seriamente. Dai che questo è un tacolo. Lo vedo. Mannaggia, tre blast. Pugnetti qua, ragazzi, mi servono. Perfetto, andiamo così. Questa la prendiamo, facciamo un po' di scene. Ci facciamo colpire da questo Cell. Sapere se sono pronti con le nostre carte gialle. Ma sì, let's go. Perfetto. Un po' di ki, grazie. Ottimo. Zenkai 7 è andato. Bene. Ci manca Giro Bai adesso per fare un po' di ficata. Zap. Aia. Il crit, signori. Il critico fortunato. Quello che ci porta. No, il critico leggendario. Non esiste la fortuna con questo team. Andiamo al prossimo match. Si continua. E come ultimo sfidante abbiamo un bel Team Saiyan stellato Zenkai benciato triplo. Per tutti i colori, benissimo, andiamo, batteremo anche questo. Bene, il nostro ultimo sfidante osa giocare a personaggi che sono abbastanza recenti tutti. Va bene questa cosa. Dov'è il divertimento? Goku Black, facciamogli vedere un pochino come si fa a vincere una partita. Ora della blue card di Broly. Vabbè ragazzi, come sempre, il nostro Goku Black è fatto apposta per curarsi. Qual è il problema? Uno.
2 e siamo già a 3 quarti di vita. Sì, tirami ancora qualche colpo. Vai, tirami qualche altro colpo. Prova. Mi fai scartare delle carte, non sono una buona idea, sai. Perché più carte scarto e più sono alte le possibilità che tra le successive carte ci sia la nostra carta preferita, la carta verde. Andiamo così. Urca vacca, la faccio del danno. Va bene Goku. Ok. Porca vacca. Devo mettere che ci sai fare, con... No. Ah, t'ho sentito. Lo riblocchiamo. T'ho sentito. Sento io. Mi approfitto. Io andrei con la strike card. Devo un po'. Ok. Perfetto. Ovviamente dobbiamo, siamo contro un team che di sicuro non fa schifo. In più ci devono doggiare Rising. Se vinciamo, ragazzi, questa è la prova definitiva che lo riblocchiamo, è il personaggio definitivo. Poi purtroppo dovremo far uso dell'abilità grasso spesso di Jirobai, che ha ereditato direttamente dalla vecchia generazione Pokémon. Gogeta fa delle mosse di karate, ma non può fare nulla con Goku Black. È inutile che fa queste piroette, fa tutto il filo. Sì, vai, vai, colpi. Va bene, noi vi vorrei dipingere la situazione in maniera più professionale possibile. Siamo contro un team con un personaggio ultra, Broly Green e Bardock, tutti e tre Zenkai Benciali, e noi stiamo giocando un personaggio uscito più di 2 anni fa che sta riuscendo a tenere testa all'opponent senza Rising Rush spammando carte verdi. Questa è l'ideale per un ritorno epico. Ebbene, quindi è tempo di turbante, signori. Dobbiamo vincere questa partita. Dobbiamo fare per Goku Black. Lo riblocchiamo. Non ha saltato. Lo riblocchiamo. Ha saltato, ma siamo in ritardo. Però aspettiamo di vederlo fermo e andiamo. Esatto, con la blue card. Mamma mia, che dina. E uno è andato, signori. Goku Black è andato. L'avversario non sa cosa fare. Noi evitiamo di andare con la strike perché conosciamo il gioco e abbiamo paura di Gogeta. Mamma mia, troppe carte verdi. Si è bustato di brutto. Sta facendo full team da solo. Sta facendo full team da solo, ragazzi. Lo riblocchiamo. La mia è bella strike. Ma sì, con un'altra verde. Si fa full team da solo. E il nostro Goku Black sta facendo full team da solo. Da solo, signori. Senza Rising Rush. Tre avversari. Zenkai benciati. Tutti quanti. I pugnetti. Oh, 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 attenzione. Broly si è arrabbiato. Eh no, se Broly si arrabbia è tempo di mettere l'angelo. Attenzione. L'angelo, l'angelo. Perfetto. Perfetto. Lo riblocchiamo. Ha saltato, l'ho visto. Signori! Ve l'avevo detto che con Goku Black non si scherza. Signori, lo showcase è terminato. Abbiamo appena ricevuto un good party perché effettivamente questo team è un team che quando incontrate deve ricevere un good party, non un good skill. Non stiamo giocando effettivamente personaggi di 10 secoli fa e quindi meritiamo forse un po' di rispetto perché siamo gli unici pirla che nel 2022 a febbraio cercano di divertirsi ancora su Dragon Ball Legends. Detto questo, ragazzi, spero davvero tantissimo che questo lieto ritorno di me e di questo, insomma, personaggio vi abbia fatto piacere. Vedete, mi sento abbastanza meglio, mi soffia ancora spesso il naso e a volte ho degli sbalzi di temperatura, però riesco a muovermi, riesco a mangiare per bene, e gli odori, i sapori, tutto quanto attivo, quindi sto alla grande. Grazie davvero tantissimo per tutti quanti i vostri messaggi che mi avete lasciato nei post in community, siete veramente stati dolcissimi. Detto questo, ci vediamo il 22 per il video staff e probabilmente anche in live tra oggi e domani, magari nei momenti un pochino più interessanti. So che Toshi potrà essere combattuto dai membri della community, quindi se riuscissi a entrare in partita contro Toshi verrebbe il video del secolo. Quindi ci vediamo sicuramente nelle partitozze contro il producer, quindi tenete monitorato ovviamente il sito Viola perché andrò in live. E poi ci vediamo come sempre qui sul canale con un prossimo video. A presto, ragazzi.